Buongiorno a tutti, avrei partecipato con piacere in presenza, ma impegni internazionali non me lo consentono, ma credo che il vostro congresso sia un congresso molto importante che merita la massima attenzione anche delle istituzioni. Siamo in un momento cruciale della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Veniamo da 2 anni molto difficili che voi avete potuto toccare con mano in prima linea nel lavoro che svolgete ogni giorno. Eppure, dopo 2 anni così, abbiamo finalmente condizioni diverse, anche in termini di consapevolezza da parte dell'opinione pubblica e io credo anche da parte del Parlamento, dello stesso governo, della necessità di investire di più sul Servizio Sanitario Nazionale. Questi 2 anni così difficili ci consegnano una lezione, e cioè che le risorse messe sulla salute non sono semplice spesa pubblica, ma sono davvero il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. E alcune cose abbiamo iniziato a farle proprio grazie a questa nuova consapevolezza. Quando sono diventato ministro, prima del Covid, era settembre del 19, sul Fondo Sanitario Nazionale avevamo 114 miliardi di euro e si metteva più o meno 1 miliardo in più all'anno, lo 0,8-0,9%. Oggi siamo arrivati a 124 miliardi, 10 miliardi in più in 2 anni e mezzo. È un risultato importante, per me chiaramente un punto di partenza, ma siamo cresciuti come Fondo Sanitario Nazionale dell'8% in 2 anni e mezzo, quando prima si cresceva meno di 1% all'anno. Dobbiamo insistere su questa strada e batterci perché nelle prossime scelte di bilancio questa cifra possa ancora crescere. E poi ci sono risorse straordinarie, davvero senza precedenti, quelle del PNRR, 20 miliardi in un colpo solo che possono aiutarci a costruire davvero il Servizio Sanitario Nazionale del futuro. Investiremo sulla sanità del territorio, investiremo naturalmente anche sulle nuove tecnologie, investiremo sulla sanità digitale, sui dati, sull'innovazione e naturalmente dobbiamo insistere nell'investimento più importante e più cruciale, che è quello sulle donne e sugli uomini, sulle persone che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo superare un modello di programmazione della spesa che è costruito ancora attraverso silos chiusi e tetti. Di questi silos e tetti, il più insopportabile è proprio quello sul personale, e dobbiamo continuare l'investimento fortissimo che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni proprio sulle borse di specializzazione, per immettere più medici nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. L'ultimo anno ha visto il finanziamento di 17.400 borse, il triplo di 3 anni fa, il doppio di 2 anni fa. E dobbiamo insistere perché al più presto queste risorse possano essere pienamente a sistema e possano dare una mano all'enorme peso che oggi grava sui medici del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E sono convinto che il vostro congresso, che è un momento importante, voglio salutare anche il premio che riceverà il professor Parisi, che è stato anche uno dei volti della nostra campagna di grande successo di vaccinazione nel nostro paese, di questo lo ringrazio. Penso che dal vostro congresso possa arrivare un messaggio costruttivo, ancora di contributo, di analisi, per definire e costruire il Servizio Sanitario Nazionale del futuro. La sfida dei prossimi mesi è esattamente questa: trasformare la più grande crisi che abbiamo vissuto oggettivamente, quella del Covid, con un peso enorme sul nostro Servizio Sanitario Nazionale, in un'opportunità di rilancio, di ripartenza, in un'opportunità di riscatto in cui fino alla fine si prova a mettere a valore la lezione di questi 2 anni e a rilanciare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io penso che anche dal vostro congresso potrà arrivare sicuramente un contributo utile. E per questo seguirò con attenzione la vostra discussione e seguirò gli atti che ne deriveranno. Grazie e buon congresso.